la legge espressamente non prevede che dobbiamo concordare la data. È chiaro? La legge dice il comitato informa il collegio di garanzia per il deposito delle firme, quel giorno il collegio si presenta per redigere il verbale. Non è detto che va convocato l'intero collegio, basta il presidente che nei poteri che ha, come espressamente scritto nel regolamento, rappresenta di fatto il collegio, perché basta semplicemente redigere un verbale qui scritto, solo consegnate oggi alle ore 11 del 4 di novembre, 1500 moduli si fa per dire, per 55.000 firme, punto e basta. Questo è il lavoro che deve essere fatto stamani mattina. La legge impone che sia il collegio di garanzia, non l'adattivi. Noi dell'adattivi, tanto per dire le cose come stanno, carissimi signori consiglieri, non ce ne può spiegarti meno. È lei stessa che ha detto il 30 di ottobre, io me ne lavo le mani, io non sono il vostro referente per quanto riguarda la consegna delle firme, è chiaro? Tant'è che gli manda la palla direttamente alla segretaria del collegio di garanzia, dottoressa Paola Garro, che stranamente stamattina è in malattia. Ieri pomeriggio era viva, ci ha mandato una mail con la quale ci comunica che sarà spostata la data, ma stamattina è in malattia. Questo è ciò che accade in questo cavolo di regione toscana. Questo è soltanto la verità. Prego? Non siamo noi in grado di mandare questa lista, quando ci pensate. Per dirvi le cose come stanno. Allora, noi abbiamo detto, signori consiglieri, rappresentiamo 55.000 cittadini, anzi 50.500 a ieri sera. Di chi non ce ne andiamo? Decidiamo se stare in questa stanza o se con voi si sceglie la stanza di sotto. Io preferisco andare nella stanza di sotto, che è la stanza del Consiglio regionale. Preferisco essere buttato fuori a pedate di sedere dai carabinieri o dalla polizia, ma di certo non sarò cacciato fuori né dai gentili custodi di questo palazzo. Questa è la proposta che vi faccio. Noi di qui non ci andiamo finché qualcuno non verrà qui a portarci il presidente del collegio di garanzia, che dovrà redigere il verbale della consegna di queste firme. Nessun'altra manovra è consentita. Tutto il resto è perdita di tempo. Noi abbiamo fatto le corse, abbiamo girato la Toscana, caro Gabino, giorno e notte, per avere raggiunto questo obiettivo. L'abbiamo raggiunto, noi 7 giorni di tempo a loro non glielo diamo. Noi vogliamo che da domani mattina inizino a fare il conto se davvero sono 55.000 firme lì dentro oppure no. 7 giorni in più significa scavalcare dicembre. È un obiettivo pericoloso per la democrazia. Non la c'è. Quindi questo è quello che dice il voto. Ci siamo d'accordo? Esprimetevi. La riflessione è che le normative interne qui, questa stanza.